tutti fantasmini e bentornati nel canale di Jack White 28. Sì, nel canale abbandonato Jack White 28. Innanzitutto volevo ringraziare per i 100 iscritti, anche se questi 100 iscritti non so quanto rimarranno 100 e non so chi si farà avanti di voi 100, però non importa, lasciamo perdere questa cosa che non c'entriamo, che c'entra un cavolo, insomma, ecco. Niente, vi volevo presentare e volevo cominciare questo gameplay di Valiant, o Valiant Hearts The Great War, di cui parla della prima guerra mondiale di questi quattro personaggi, se non sbaglio, che hanno una storia molto toccante, ognuno di loro, che si svolge appunto nella prima guerra mondiale. Ecco, questo gioco qui è della Ubisoft, è stato presentato alle 3 di Ubisoft di quest'anno. Storia molto toccante, molto coinvolgente. Il gameplay, ragazzi, è, diciamo che è molto semplice, sempliciotto. Ci sono delle cose da risolvere, ecco, ma comunque molto intuitivi, niente di che. Storia molto seria, ma cruda, ma anche dolce, diciamo, ecco, possiamo dire così. Niente, senza perderci in chiacchiere, andiamo subito a giocare. Facciamo una nuova partita. Sì, continua. Sei sicuro di voler continuare? Sì, continua. Avevo giocato giusto per vedere un po' com'era, ragazzi, ma nulla di che. E adesso andiamo a vedere com'è questo gioco assieme. 1 agosto 1914. Dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, la Germania dichiarò guerra alla Russia. Già. A causa delle alleanze in atto, la Francia iniziò a prepararsi al conflitto. Poche ore dopo l'annuncio della mobilitazione generale, ai tedeschi residenti in Francia fu chiesto di lasciare il paese. Karl era uno di loro. Karl, quindi immagino che sia tedesco. I francesi. Minchia, i brividi, oh. Poverino. Era stato appena deportato, ma il fronte era insaziabile e alla fine pretese anche Emil. Chiamato alla guerra. Emil partì per il fronte col dolore nel cuore, lasciando la fattoria di San Michele. Anche lui, come tanti altri, non aveva idea di che cosa gli avrebbe riservato il destino. Calmati, bello! Che scasso. Liberté, legalité, fraternité e faculé. Ammazza che velocità. Mi chiama in mutande, siamo partiti. LOL. Va bene. Trombetta. Ah, spazio. Questo sono i Sims, sono fratelli dei Sims questi. Opla. Ah beh, sì. Come potete vedere, ragazzi, i tasti sono abbastanza semplici, ecco. Ok.
Ok. LOL. Non far cappellate, Jack, come al tuo solito. No, questi che ho fatto cappellate. Ah no, se l'ho fatta, che culo. Che culo! No. What the? Ok. Ok. Vai. No, troppo lontano, mannaggia. Troppo lontano. LOL. Vai. Ok, perfetto. Che sicurezza, boh, lo voglio prendere sta bombetta. Yeah, fuck yeah. Che chietto. Tab. Ah, il rage esercito. Come potete vedere, ragazzi, questo gioco è davvero molto ispirato, è davvero abbastanza, secondo me molto molto fedele alla storia reale della prima guerra mondiale. Quindi oltre a divertirsi, uno impara anche la storia. Cioè, LOL, super LOL. Poi io, che sono un amante, diciamo, della prima e seconda guerra, soprattutto per chi mi conosce, questo è un gioco doc. Bellissimo, davvero. Ok. Yeah, bandiere. Devo fare? Ah, spazi. Ok. Innalziamo la bandiera. Mia cara Marie, siamo in viaggio per Parigi. L'atmosfera qui è stranamente allegra. Spero che il raccolto vada bene. Chiedi pure aiuto ai nostri vicini. Sono brava gente, così gentili e caritatevoli. Ti scriverò presto, appena sarò al fronte. Bacia il mio nipotino da parte mia. Al deposito ferroviario di Parigi, cercando il suo reggimento al binario 21, Emile avrebbe incontrato l'uomo che sarebbe diventato non solo un suo compagno d'arme, ma anche il suo amico più caro. Bestione? Che cosa fare qua? LOL. Perché? Ok. Tab. Le ferrovie. Allo scopo della guerra, le nazioni si trovarono nella necessità di dislocare le proprie truppe il più rapidamente possibile, e le ferrovie svolsero un ruolo essenziale per la mobilitazione e i rifornimenti. In Italia furono massicciamente rinforzate le linee che conducevano verso il confine con l'Austria-Ungheria, e con il coinvolgimento del personale ferroviario italiano fu massiccio. Su 156.000 ferrovieri in servizio, 13.000 furono richiamate le armi, 70.000 mobilitate a servizio delle forze armate. Sti cazzi. Orca troia, la foto molto molto bella. Molto bella, sì, molto LOL. LOL, bottiglietta. Non so che cazzo mi possa servire, ma LOL. Toh, fatti una bevuta, va, merda. Le patatine, che cazzo dice? Che scasso. Non si può salire. Va bene. Facciamolo cantare. Oh, va a ballare, va, merda. Naccia. Non so che cazzo devo fare qui, ragazzi. Ok, qui è chiuso. Ah, ok, forse così. Ah, ok, il coglione si è spostato.
Mi posso uccidere in ballo. Oddio, sto morendo soffocato. Scusate ragazzi, che mi sto la sto guardando come un mulo. Non so che cazzo vuoi. Ma lol proprio. Che bastardo, che era proprio un troll sto uomo. E là, bello. Ah, è dell'americano lui. LOL, che figata. 21 agosto 1914, il reggimento di Emil doveva affrontare la 71esima divisione tedesca del barone von Dorf. L'allegria generale delle prime ore era scomparsa, lasciando il posto alla paura. Eh beh, posso immaginare. Ok, si marcia. Resto l'infinito e oltre. Viva la France! All'attacco! Questo si spara l'artigliere pesante, eh? Oh cazzo! Via via via! Madonna! Aiuto! Ah, come un babbo rincoglionito! LOL, certo che è proprio un troll. Minchia, Jack, sei proprio una merda! Vai, 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 vai. Via, 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 via. Madonna mia, che paura. Qui a figura di merda ce la siamo sparata. Vai, Jack, non ti smentisci mai. No, hanno messo il capitano. Merda. Per la France. Viva la France. Oh, cazzo. Via, 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 via. Madonna mia, sono paure, paura, paura. Madonna mia. Via, 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 via. Madonna mia. Oh cazzo. Io non ho sparato. Cazzarola. Povero Emiliano. Come si chiama Emiliano? Come si chiama? Ma questo non è Carlo. Signora Marie Chaillon. Sì, è Carlo. Il soldato Emile Chaillon del 150esimo reggimento fanteria è stato colpito da fuoco nemico il 21 agosto. È ora prigioniero e ci auguriamo che si faccia vivo al più presto. Vabbè. Vabbè. Minchia. Freddy, americano di nascita, si arruolò volontario nelle forze francesi all'inizio del conflitto. Dietro il suo coraggio si nascondeva un uomo già devastato dalla guerra. Un uomo con una sola ossessione: punire chi gli aveva distrutto la vita. I tedeschi, immagino. Fu durante la battaglia della Marna che Freddy riuscì a rintracciare il reggimento comandato dal barone von Dorf. Alla fasciaz. LOL. Gli americani nell'esercito francese. 128 americani si arruolarono nell'esercito francese allo scoppio della guerra, scusate, tra cui il poeta Alan Siger. La maggior parte di loro entrò nella legione straniera e combatté nella battaglia del Marna. Altri scelsero l'aviazione, formando la squadriglia Lafayette. In 24 persero la vita per la Francia, tra cui lo stesso Alan Siger. L'attenzione dedicata in questi volontari dalla stampa statunitense svolse un ruolo decisivo, 3 anni dopo, nel convincere l'opinione pubblica della necessità di entrare in guerra. Madonna mia. Guardate l'immagine.
LOL. Ok. Ah, bisogna far esplodere il ponte. Come si fa qua? Aia. Ah, spazio. E poi? Ah, ok. LOL. LOL, ok. Diari, un po' diari. Ah, poverino. Incazzato nero quest'uomo. Ah sì. La bombetta, boom! Beh, per ora ragazzi non è tanto difficile, per ora non è stato tanto difficile capire come fare. Ok. Ok. No! Idiota! Via sta cazzo di bombetta! Oh, ma che cazzo ce la puoi fare? No! Come un coglione! Ah, mannaggia a me! E siamo già tutti morti, eh! Come un babbeo! Mentre ricarica devo fare, aspetta. Via 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 via. Vai, tira cazzo. Oh bene, ce l'ho fatta. Via 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 via. Sali 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 sali. Ah ok. Ah, dobbiamo tirare questo mattone. Questo si distrae. Svengate, bel cazzottone in faccia sta merda. Ok, di no, spazio vuol dire. Ah, devo metterlo qua, una bombetta. Ok. Ah, ok. Bombate! LOL. Mi ha fatto saltare il ponte. LOL. La battaglia del Marna, concepito ben prima della guerra, il piano Schlieffen prevedeva una rapida sconfitta della Francia con un attacco dal Belgio e della Francia settentrionale. Dopo la pesante sconfitta subita nel mese di agosto, il 6 settembre le truppe francesi affrontarono i tedeschi nella prima battaglia del Marna e riuscirono così a difendere Parigi. La battaglia segnò una prima battuta d'arresto dell'avanzata tedesca e mise in crisi il piano germanico originario. La linea del fronte si spostò più a nord e si fermò nel mese di dicembre, quando ebbe inizio la guerra di trincea. Lol, guarda la foto, che figa. Boom boom boom, caba boom boom boom, boom boom boom. Ok, boom 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 boom. Lasciamo saltare qua. Ok. Ok, qui minchia bisogna fare.
Qui siamo veramente della merda. Laggiù. Aspetta. LOL. Lascia il sorriso, ci siamo fatti. Beh, questo abbastanza semplice direi. Ok. Oh, oh. Vediamo, c'è uno morto. Aia, qui c'è una mitragliatrice. No! Oh cazzo, che minchia devo fare mo qui? Merda, sono morto come un coglionazzo. Ecco, siamo già tre morti, eh. Via via via. Sabisa? Che what the fuck devo fare? Che what the fuck devo fare? Tanto prendi qua, va. No, di qua non... bella domandina, eh? Che svuota langa devo fare? Ah, ok, mentre carica mi sa che devo cominciare ad andare. Corri, 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 corri. Ok, carica. Madonna mia. Ok, veloce, veloce, veloce. Vai, 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 vai. Via, 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 via. Via sta cazzo di bomba. Ok. Vai, no. Sto a me sbaglio sempre, vai. Ah sì, che tu cadi addosso, vero? No, non gli cadetto. Non gli cadetto addosso. Dobbiamo usarne un'altra. Ah, ho capito, lol. Beccati questo. Merda, muori! Ah no, non muore. Lol, vabbè. Guardate che riusciamo a passare. Chi se ne fiotte poi? Chi se ne fiotte? Che brutto. Ok, di. Lol. Bastardone, scappa lì il coso. Ah merda, scappi, bastardo. Tab. Le mitragliatrici. La grande guerra mise in luce i progressi tecnologici dell'epoca, simboleggiati dalla mitragliatrice. La nuova arma poteva sparare fino a 200 colpi prima di surriscaldarsi e fu subito integrata nelle tecniche d'assalto della fanteria. Il rapido dislocamento di mitragliatrici sul fronte fornì alla Germania un considerevole superiorità della prima fase del conflitto. LOL. Ma la Germania è sempre stata molto avanti riguardo alle armi. Già. Comunque, a parte le armi, credo che sia abbastanza fedele anche sulle armi, sulle cose che ci sono presenti nel gioco. Quindi è davvero ben fatto sto gioco, ragazzi, devo dire. Davvero ben fatto. Cazzo. Ma che minchia devo fare? Via, 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 via. Sti cazzi. Tacci. Tacci sua. Che minchia devo fare qua? Ah sì, forse ho capito, forse di. Ok. Che è sta roba? Io offro da bere, non ho capito. Io offro da bere. Aspetta. Aia. Che brutto. Però questo rimane qua. Mi sa che devo distrarre sto merda. Senti, ciccio bello, ciccio panciotto. Vai a guardare le cose qui, eh. Niente. Che cazzo faccio?
Ecco, vai a fare in culo, va. Affanculo, addormi, schifo. Ok. Mi ho trovato una mappa? Cos'è? Ah, un oggetto collezionabile. Questa cos'è? La frutta? Pomodoro. Ah. Pia sta cazzo di frutta? Cazzo si fa? E cazzo, vorrei colpire quel coso, ma... Che cazzo faccio a colpirlo? Così? Se ne so. Via via via. Veloci veloci veloci. Meccati questo schifoso. Eppure te, baffanculo. Ah, abbiamo strappato la bandiera della Germania. Che cazzato nero, eh. E Gianni al supporto tedesco, tedesco fallì. La linea del fronte si spostò a nord e si arrestò lì con la complicità dell'inverno. I soldati si rintanarono in un vasto labirinto di trincee e tunnel destinato a diventare il simbolo della grande guerra. Ah. Il reggimento di Karl ripiegò fino ai dintorni di Neuve-Chapelle, nello stesso campo dove Emile era tenuto prigioniero. Ah, Emile. Ah, ma dimmi te, presto si incontrano. Magari aiuta a scappare. Ah, che brutti braconi. Sto mangiando di merda, lol.